Stasera si è vista una buona Lazio, l'ho detto anche a Benitez nel primo tempo, ci sono state le occasioni, le situazioni, ci sono stati però degli errori da parte della sua squadra in difesa molto molto importanti, e vi ho detto anche che forse la qualità della Lazio è differente da quella del Napoli, cioè avere in attacco Higuain è diverso anche da avere un giovane come Perea, che per quanto possa essere un giovane che può crescere, ma non ci sono paragoni chiaramente tra i due giocatori, no? Sei d'accordo? Non scopriamo sicuramente stasera che un Napoli ha qualcosa di più, ha dimostrato anche fino adesso, purtroppo vedendo questo risultato non era in questa posizione, non ha giocato così meglio per meritare questo risultato, perché in diverse circostanze abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni, loro hanno sfruttato, sono stati cinici, noi no, e dopo certi errori contro queste squadre non ci possiamo permettere. Prego, inizio con una parola un po' forte. Ma in questo momento si sente, tra virgolette, un po' tradito dai senatori, nel senso che quando vediamo i ragazzi più giovani giocare in campo hanno un piglio diverso, uno spirito diverso in Europa. Poi magari vediamo la Lazio titolare, tra virgolette, sembra quasi meno vogliosa di giocare. Ma non penso, perché vedendo come abbiamo iniziato la partita, come abbiamo giocato, creato, la squadra ha risposto e, come ho detto, purtroppo abbiamo sbagliato troppo per poter vincere contro l'avversario come Napoli. Rifarebbe comunque le stesse scelte, cioè vedendo com'è andata la partita? Sì, sicuramente, perché era previsto, sapevamo anche dopo queste partite che non possono tutti quanti giocare per 90 minuti, cercavo anche di spostare un po' i equilibri e, come ho detto, la squadra si è comportata bene, non posso rimproverare alla squadra giocatori che non hanno voluto, ma non siamo stati capaci di tenere questa concentrazione, perché contro Napoli anche sbagliando il 5% si paga caro. Il campionato 14 partite, la Lazio ha 17 punti, praticamente sono molto di meno rispetto a quelli che immaginavamo. In sintesi è molto difficile, ma qual è il male di questa squadra? Che alterna, magari in Europa fa bene poi il campionato, mentre si pensa che ci sia la conferma in campionato, al di là di stasera, perché comunque la partita è stata anche giocata. Qual è il male reale di questa squadra? Che discontinua? Qual è? Ma male reale è che siamo meno concreti che l'anno scorso, con mancanza di risultati, soprattutto con mancanza di punti, subentra anche questo dubbio nelle teste dei giocatori, e lì dobbiamo, come si vede dopo terzo gol, praticamente abbiamo smesso di giocare come sappiamo, e lì subentra anche inconsciamente questa esperienza di questi punti persi ultimamente, ma i ragazzi hanno dimostrato che hanno abbastanza orgoglio e abbastanza la voglia di cercare di girare la partita, ma anche dopo 3-2, dove abbiamo visto che cominciano ad avere anche un po' di paura, abbiamo fatto di nuovo un errore che ci ha penalizzato anche troppo.